A tutela della Corte d'Appello di Campobasso è stato creato un comitato unitario nella sede regionale dell'Ordine dei giornalisti. Oggi nuovo incontro nel capoluogo. Sfilate di carnevale da oggi a Campo di Pietra per proseguire in diversi altri centri della regione nella giornata di domani, giornata conclusiva martedì 9. I volontari dell'associazione ambientalista Fare Verde domani saranno sulla spiaggia di Petacciato per ripulire il litorale dai rifiuti accumulati da mesi. Per lo sport il Campobasso si gioca i play-off domani in casa contro il San Nicolò. Ad Isernia va in scena il derby contro l'Agnone, granata alla ricerca dei punti salvezza. Un cordiale saluto dalla redazione, gentili telespettatori. È stata istituita la sede centrale del Comitato Unitario per la Salvaguardia della Corte d'Appello del Capoluogo. Sarà ospitata nei locali dell'Ordine dei giornalisti fin dall'inizio del problema, in perfetta sintonia con le lotte dei magistrati e delle associazioni. Giuseppe Pittà. L'Ordine dei giornalisti del Molise ha risposto positivamente al percorso di lotta intrapreso da magistrati, avvocati e operatori della giustizia, ma anche associazioni, sindacati e cittadini, per cercare di salvare dalla soppressione la Corte di Appello di Campobasso e salvaguardare la giustizia di prossimità. Una scelta di azioni condivise che ha portato a mettere a disposizione i propri locali e l'intera sua organizzazione per sostenere il Comitato Unitario in lotta. Come Comitato Unitario noi ringraziamo l'Ordine dei giornalisti del Molise, il Presidente Lupo e tutto il Comitato Direttivo, così come ringraziamo tutti i giornalisti, i direttori delle testate di giornali e televisioni, radio e gli editori per aver aderito essi stessi sin dal primo momento a questo Comitato e per la sensibilità dimostrata. È per questo motivo che abbiamo voluto aprire e abbiamo avuto l'assenso appunto dell'Ordine dei giornalisti del Molise, la sede centrale, la sede regionale, proprio presso l'Ordine. In effetti i giornalisti si sono resi conto, così come se ne rende conto tutta l'opinione pubblica ormai, che la chiusura della Corte d'Appello avrebbe effetti deleteri per tutta questa regione, per tutto il territorio e di chi lo abita ed anche per gli stessi mezzi di informazione. Una sintonia immediata che vede tutti i giornalisti molisani impegnati nell'opera di fornire una giusta informazione in relazione alla ricaduta che la cancellazione della Corte di Appello di Campobasso porterebbe al territorio, diminuendo il presidio delle istituzioni ed aumentando i già gravi problemi. Noi siamo stati molto orgogliosi come ordine quando ci è stata fatta questa proposta. Chi ce la faceva, cioè i magistrati, diceva ma per noi sarebbe motivo di prestigio. È un motivo di prestigio invece per l'ordine dei giornalisti. Ma le due cose viaggiano insieme, ordine dei giornalisti e compiti della magistratura, perché ci sono dei principi cardine che fanno parte dell'impalcatura di una democrazia. La libertà di stampa sicuramente è uno di questi. E il senso di prossimità della giustizia, che deve essere giusta e vicina appunto, almeno per quanto riguarda la sensazione che deve avere il cittadino, pure è altrettanto importante da un punto di vista di un'esistenza di uno Stato democratico. Allora, se le due cose viaggiano insieme, è motivo di orgoglio per entrambi, magistrati e giornalisti, portare avanti insieme questa battaglia. A margine dell'incontro per l'istituzione della sede centrale del Comitato contro la soppressione della Corte d'Appello, il Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Michele Durante, comunica che l'amministrazione a Palazzo San Giorgio porrà in essere tutte le iniziative utili a sostenere la battaglia di salvaguardia del presidio giudiziario. I cittadini sono invitati a firmare nella segreteria del municipio la petizione popolare che accompagnerà le attività del comitato. La Procura della Repubblica ha emesso sentenza definitiva a carico dell'ex amministratore di Molise Security per l'ammanco di oltre 5 milioni di euro. Sentenza definitiva per l'ex amministratore dell'Istituto di Vigilanza Molise Security, Vincenzo Miele. Il quarantenne dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 10 mesi nel carcere di via Cavour per rispondere dei reati di peculato aggravato e calunnia, ma anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Miele finì sotto inchiesta nel 2009 per la sottrazione illegittima di oltre 5 milioni di euro destinati all'Unicredit di Campobasso dal caveau dell'Istituto di Vigilanza.
accusando poi due dipendenti di aver fatto sparire il denaro. Ordinò la distruzione delle registrazioni per eliminare tutte le prove del reato commesso e anche dopo l'azione degli ispettori bancari proseguì nell'appropriazione indebita del denaro. L'ex amministratore è stato condannato nel 2012 dal Tribunale di Viale Elena a 9 anni di reclusione, pena successivamente ridotta in appello e confermata dalla Corte di Cassazione. Scaltro e professionalmente orientato verso il crimine e la personalità di Vincenzo Miele, come la definì lo scomparso giudice Gianni Falcione, che seguì le indagini. Il compartimento ANAS rassicura gli automobilisti che non ci sono pericoli di cedimento per i piloni di cemento del ponte sulla statale Adriatica in territorio di Montenero di Bisaccia, viadotto che sovrasta la foce del fiume Trigno. La situazione è monitorata costantemente dai tecnici dell'ANAS dopo l'ingrossamento del corso d'acqua di questi giorni per via dello scioglimento della neve a monte. Sembrerebbe che un costone d'acciaio che avrebbe dovuto reggere la piena del Trigno sia compromesso. Cambiamo argomento: aggregazione ed esperienze di vita seguendo i valori della pace e della fratellanza tra i popoli. Sono 6 le parrocchie che hanno aderito all'azione cattolica nella diocesi di Isernia-Venafro. Michele D'Alessio. Lorenza Fusco, presidente diocesana dell'azione cattolica. In diocesi quanti sono gli iscritti all'azione cattolica? Siamo un 300 iscritti, 320, stiamo raccogliendo le ultime iscrizioni, quindi poi non possiamo essere proprio precisi. E abbiamo 6 parrocchie associate, speriamo che altre si associno e fanno questa azione cattolica. Molte volte dipende anche dalla volontà del parroco, speriamo, noi siamo sempre in attesa che partecipano più persone. Tradizionalmente l'azione cattolica dedica il mese di gennaio alla pace, in genere si termina con un incontro diocesano e da un po' di anni l'abbiamo voluto fare ecumenico proprio perché sulla scia dei nostri papi questa fratellanza che si cerca con delle altre realtà cattoliche, anche se non cattoliche romane, e quindi partendo dal discorso del Papa noi ci impegniamo a fare questa riflessione. Senta, vogliamo chiudere invitando i ragazzi e le ragazze a frequentare le parrocchie, a iscriversi all'azione cattolica, perché veramente è un bel momento di aggregazione. Sì, sì, questo sì, io invito tutti a partecipare agli incontri presso le parrocchie e iscriversi all'azione cattolica. Siamo disponibili per tutte quelle parrocchie che ci chiamano a seguirli in un percorso per iscriversi all'azione cattolica. Naturalmente ognuno sappia che noi non chiederemo una tessera subito, ma prima che capiscano qual è l'esperienza dell'azione cattolica, quindi iniziare il percorso di unione, di incontro e poi decidere se vogliono iscriversi. Il Parlamento europeo ha dato il via libera al raddoppio dei limiti delle emissioni per gli autoveicoli, una scelta che va contro l'ambiente e la salute dei cittadini ed è solo a favore delle lobby automobilistiche. Il commento della Lega Ambiente Molise: come i condoni edilizi premiano i furbi che costruiscono le case senza autorizzazione, così prevedere un raddoppio dei limiti delle emissioni per gli ossidi di azoto dei veicoli a diesel significa premiare i furbi a discapito dell'innovazione e della qualità sulle quali le case automobilistiche dovrebbero puntare. Numerosi appuntamenti in regione per il Carnevale 2016, sfilate di carri allegorici e maschere oggi, domenica e nella giornata conclusiva di martedì per la gioia di grandi e piccoli. Monica Surace. Maschere, coriandoli, stelle filanti, scherzi e tanta allegria. Già nella giornata di oggi il Carnevale 2016 torna ad animare numerosi centri molisani all'insegna della fantasia e del divertimento. Grande festa a Larino con la 41esima edizione di un appuntamento molto sentito nella località frentana, sia sotto il profilo socio-economico che turistico. La manifestazione legata alle tradizioni del posto, grazie alla stretta collaborazione tra Comune e Proloco, punta tutto sulla sfilata dei carri in cartapesta, la cui ultima uscita è prevista il 9 martedì grasso,
con la premiazione del migliore. Ad accompagnare già domani l'evento Corpi di ballo, tante maschere con il riconoscimento della più bella ed un concorso fotografico. Sempre oggi nel pomeriggio festeggiamenti al Via Carpinone, in un gran galà l'aggregazione di singoli e gruppi di persone. Per i più piccoli le mascotte Disney, Topolino e Minnie a guidare la sfilata, poi giochi, canti e balli con intrattenimenti musicali serali. Un carnevale per le famiglie e non solo. A Termoli per tutto il giorno ed anche domani spazio al Carnival Village. Attrazioni, giochi gonfiabili e tanto coinvolgimento per i bambini in piazza Vittorio Veneto. Protagonista anche il carnevale passato e presente organizzato dalle associazioni e le scuole di danza locali. Quinta edizione di Barnevale a Sant'Elia. Carri allegorici in mostra e espressioni di diverse tematiche realizzati dai vari gruppi di giovani. Raduno di maschere e sfilata di gruppi domani, pure a San Martino in Pensilis, 12ª edizione del Carnevale, poi a Campo di Pietra. Anche qui immancabili carri allegorici allestiti grazie a grandi e piccini. Al centro funzionale di Campochiaro si è svolto oggi un corso di formazione che ha coinvolto le Ferrovie dello Stato e il Servizio di Protezione Civile. All'incontro formativo hanno preso parte oltre 90 fra volontari e personale della sala operativa di via Sant'Antonio Abate. Approfondire i temi sull'autoprotezione in caso di calamità naturali, sulla scorta delle esperienze già maturate nel campo della protezione civile, favorire la conoscenza del mondo del volontariato, promuovere la figura del volontario e cementare le possibili sinergie. Sono questi gli obiettivi di volontariato ed istituzioni, conoscersi per collaborare, promosso oggi ad Agnone nei locali della scuola d'Agnillo. Torna domani la pulizia delle spiagge da parte dei volontari di Fare Verde, impegnati nella 24ª edizione di Mare d'Inverno. Quest'anno l'associazione ha scelto la spiaggia di Petacciato. L'iniziativa di Fare Verde, l'operazione Mare d'Inverno, giunge domani alla 24ª edizione e riguarda la ripulitura di tante spiagge italiane. Tali operazioni di pulizia sono l'occasione per informare i cittadini sulle possibilità di ridurre i rifiuti che sempre invadono i luoghi abitati, le strade, le montagne, i boschi ed appunto le spiagge. Quest'anno la scelta di Fare Verde del Molise, dopo le edizioni svolte tra Termoli e Campomarino, ha scelto di puntare l'attenzione sul litorale di Petacciato, un tratto di costa di notevole interesse naturalistico e di grande potenziale turistico, che però versa in molti tratti in stato di forte criticità. L'appuntamento è per domani, quando a partire dalle 9.30 i volontari si troveranno al lido di Petacciato, al Centro Educazione Ambientale, dove gli operatori del progetto Life Maestrale li accoglieranno. Tra le associazioni che hanno aderito all'iniziativa c'è il Comitato Articolo 21 del Comune Costiero Molisano, i cui responsabili hanno più volte segnalato lo stato di degrado in cui versa il tratto di spiaggia, che è in corrispondenza dalla zona del semaforo sulla strada statale 16 fino a quella delle foci dei torrenti Tecchio e Mergolo, interessando in particolare la bellissima Pineta, uno dei luoghi più suggestivi della costa del Molise. I volontari di Fare Verde, insieme a quelli delle altre associazioni aderenti all'iniziativa, coglieranno l'occasione per tentare un censimento dei rifiuti più invadenti. I dati raccolti serviranno a sensibilizzare il Parlamento sulla necessità di attuare una politica per la riduzione a monte dei rifiuti, una delle più alte cause di inquinamento ambientale nell'ormai ex bel paese. L'amministrazione comunale di Macchia Godena presenterà domani pomeriggio alle ore 18 in paese il progetto Censimento Oncologico, al fine di mappare e monitorare l'eventuale presenza di malattie tumorali nel territorio del comune. È in edicola il periodico La Fonte del mese di febbraio. Tra i temi trattati in questo mese l'ambiente marino, politica, immigrazione e l'arte. Per noi Dario Carlone. Il numero di febbraio del periodico La Fonte si apre con una riflessione sul pericolo del qualunquismo.
l'apatia, lo scoraggiamento di fronte ai problemi della società contemporanea possono colpire ognuno di noi e renderci completamente assuefatti a quella che potrebbe essere la logica comune del pensare. Noi invece come periodico vogliamo offrire ai nostri lettori tanti contributi di lettura della realtà, una lettura certamente non parziale ma soprattutto attenta e consapevole di quello che avviene. Per cui in questo numero si potranno leggere gli articoli che riguarderanno il problema dell'ambiente che soprattutto nel nostro territorio rischia di essere messo a soqquadro con le trivellazioni e con le opere edilizie senza nessuna partecipazione da parte dell'opinione pubblica. Una riflessione sulla politica nazionale e regionale e inoltre un invito ad un dibattito sul tema di pace e guerra, perché la minaccia del terrorismo che tutti noi abbiamo di fronte ci rende problematica la nostra visione di come risolvere un problema del genere. Per noi come periodico la pace è importante e educare alla pace, lottare per la pace è l'obiettivo che ancora cerchiamo di perseguire. Le opere di Frédéric Chopin e Sergei Rachmaninov questa sera alle 18.30 al Teatro Savoia di Campobasso, al pianoforte il giovane musicista Leonardo Pierdomenico, vincitore della 28ª edizione del Premio Venezia. A Vicchiaturo domani pomeriggio ci sarà l'inaugurazione del centro di accoglienza Casa Martina, in grado di ospitare fino a 8 ragazze e madri. Oltre il vitto e l'alloggio, il centro sarà in grado di offrire alle giovani assistenza medica e psicologica, attività formative e reinserimento sociale. E siamo adesso alle previsioni del tempo. Prima parte soleggiata oggi sul Molise, dalla sera debole annuvolamenti nelle aree interne. Le temperature sono comprese tra la minima di 2 gradi a Campobasso e la massima di 13 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, quasi calmo il medio adriatico. Domattina sulla regione è previsto cielo parzialmente coperto. I venti soffieranno da sud, valori climatici stazionari. Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Serie D di calcio spiccano i derby Isernia-Agnone e ad Ascoli Piceno-Monticelli contro la capolista San Benedettese. Vediamo il quadro completo delle partite in programma. Fano, Ami, Ternina, Castelfidardo, Chieti, Campobasso, San Nicolò, Giulianova, Folgore, Veregra, Isernia, Olimpiagnonese, Fermana, Vezzano, Mattelica, Recanatese, Monticelli, San Benedettese, Vispesaro, Jesina. Per una classifica che vede in testa 54 punti la San Benedettese, 45 il Matelica, 41 Fano, 35 San Nicolò e Campobasso, 31 Recanatese, 30 Fermana e Jesina, 28 Monticelli, Avezzano e Isernia, 27 la Folgore Veregra, 26 punti il Chieti, 23 Castelfidardo, 22 Vispesaro, 20 Amiternina, 18 punti Giulianova, Olimpia, Agnonese. Scendiamo di categoria, eccellenza 23ª giornata, Life, Vasto Girardi, Casalnuovo, Gamba Tesa, Cliternina, Venafro, Macchia, Roccaravindola, Pietramonte Corvino, Gioventù, Calcio, Dauna, Montenero, Trepini Matese, Sesto Campano, Compressorio Vairano, Termoli, Campobasso 1919, Riposa, L'Olimpia, Riccia. Classifica, 48 punti Trepini Matese, 44 Gioventù Calcio Dauna, a 43 Vasto Girardi, 42 Venafro, 39 punti Sesto Campano, 35 Alife, 30 il Termoli e Roccaravindola, 29 Macchia,
25 Olimpia Riccia, 23 Gamba Tesa, 22 punti, Pietra Monte Corvino, a 19 Montenero e Comprensorio Vairano, a 16 il Campobasso, 14 Cliternina, 7 punti il Casalnuovo. Scendiamo infine alla promozione, Ielsi Baranello, Campo di Pietra Petacciato, Castelmauro San Martino, Matese Cerce Maggiore, Frentania Real Prata, Roseto Rocca Sicura, Sant'Eliana Guglionesi, Spinete Torre Magliano, Riposa il Carullo. A 52 punti guida in testa sempre il Guglionesi, 42 Campo di Pietra, 37 Frentania, 34 Ielsi, 32 Baranello, 30 la coppia Roseto e Cerce Maggiore, a 28 punti Rocca Sicura, 27 Sant'Eliana, 25 Real Prata, 23 punti il Terzetto, Spinete, Torre Magliano e Matese, a 21 il San Martino, 20 Castelmauro, chiudono Petacciato 19 e Carullo a 17 punti. Il Fano mantiene 6 punti di vantaggio sulla coppia Campobasso San Nicolò. Nel derby a Recanati uno stop inatteso per l'Alma. Vediamo come è maturata la sconfitta. Lasciamo spazio alla cronaca davvero infinita. I Granata partono forte e vanno subito in gol. Gucci riceve da Borrelli ed in area spara un diagonale mortifero da un angolo quasi impossibile. La prima svolta della gara arriva al 21esimo con l'Alma che pareva in totale controllo. Clamorosa papera invece del portiere Marcantonini che senza il pressing di alcuno perde il pallone. Camarà facile facile deposita in rete. Le disgrazie del Fano però non terminano qui. 4 minuti dopo incertissimo Verruschi su Angelilli. Splendido triangolo Murano-Camarà con l'attaccante Lucano che realizza il gol dell'isperato vantaggio locale. Chi l'avrebbe mai detto? Per lui quarto gol in 6 partite. Rabbiosa, furente la reazione granata con la Recanatese che si salva per 2 volte sulla linea di porta alla mezz'ora. Prima con Falco che neutralizza un pallonetto di Borrelli, poi sugli sviluppi del corner con Gallo piazzatissimo sull'inzuccata di Nodari in proiezione offensiva. Prima dell'intervallo c'è tempo però per un'altra sciocchezza, stavolta di De Iori, tiro di Gallo con Marcantonini che se la cava. Dopo il riposo Fano con il tridente con l'ingresso di Ambrosini per Marianeschi. E la rumba non si ferma, secondo Ambrosini imbeccato a sinistra si vede ribattere il tiro da Verdicchio. Sul corner smanaccia ancora il portiere ma Sivilla spedisce alle stelle. Sempre Sivilla al sesto sfiora il montante dal limite ed all'ottavo destro di Borrelli che esalta le doti acrobatiche di Verdicchio. Locali che escono dal guscio al 15esimo, azione personale di Gallo, Marcantonini se la cava, poi Camarà viene contrato da Verruschi. Di nuovo Borrelli per l'ennesima volta dal limite sfiora il palo. Il peggio sembra passato per i locali che vanno vicini addirittura al 3-1, prima con Murano, poi con Camarà sull'ennesimo pastrocchio difensivo, stavolta d'opera di Salvato. Invece è il 33esimo, arriva il pari, Sivilla apre per Gucci che beve Francesconi, stavolta Verdicchio compie un solo miracolo, sulla sua ribattuta non può far nulla, ancora su Gucci che sigla la sua personale doppietta. La Recanatese però ha un finale da applausi. Prima Lunardini perde palla, Murano serve Camarà con sfera sopra la traversa. E dal 92esimo in pieno recupero arriva il gol vittoria. Lob di Cianni, testa di Garzia e sinistro chirurgico, ancora di Cianni, per un 3-2 che resterà dalle parti del Tubaldi memorabile. Lasciamo il calcio, premiazione oggi a Taormina in Sicilia per il pilota molisano Fabio Emanuele in occasione della festa nazionale dei campioni tricolori ACI per aver vinto lo scorso anno il suo 5° titolo di campione italiano slalom. La premiazione di Fabio Emanuele rappresenta un appuntamento di soddisfazione che conferma la tradizione e la passione del Molise per lo sport automobilistico. E con questa notizia è veramente tutto, grazie per l'attenzione, buon fine settimana.